Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce, segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro la perfidia e gli interessi dei dominanti, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice. Il governo italiano, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Quando siamo in montagna c'era da decidere andare o coi comunisti, le brigate Garibaldi o le brigate Iulie, che erano cattoliche. E noi altri abbiamo fatto una brigata cattolica. Non mi proteggeva il fazzoletto rosso. Mi proteggeva la Madonna, la mamma di Gesù. Perché la guerra partigiana era una cosa di sinistra, purtroppo, se ne erano appropriati completamente. Per cui decisamente magari non gli davano quell'importanza. Invece io ho sempre voluto testimoniare fin dal primo giorno la presenza dei cattolici nella resistenza. Avevo lasciato il biglietto qui sul tavolo, dove gli dissi che mi andavano i partigiani, li salutavo e mi dispiaceva di non poterli abbracciare. Mio padre sicuramente non approvava, mia madre lo stesso, ma non tanto per i partigiani, perché ero giovane. Sono stato partigiano perché io ero sempre per la casa dei carabinieri. Io non mi sono presentato all'esercito. Perché quelli che si sono presentati all'esercito li hanno portati in Russia. E quelli che sono andati in Russia non è più tornato uno. Siamo andati dai partigiani per salire, per non, prima di tutto, non collaborare con i tedeschi. Tutti i sabati si doveva andare a fare il sabato fascista. Con la divisa, io avevo la divisa già d'avanguardista. Sono mancato due volte perché non ne avevo voglia, non ci sono andato. La terza volta, quando ci sono andato, mi ha fatto fare 2 ore di prigione. E io non l'ho digerita la cosa. Perché non volevamo più la guerra, non li volevamo in Italia. Che si destino al loro paese, perché dittature ne avevamo già, quelle di Mussolini, non quelle di Hitler. Quando abbiamo fatto andare di Mussolini, ho dichiarato guerra all'Italia. Lì fuori sulla strada ci siamo incontrati, abbiamo preso un sentiero che si vede di qua, che ormai è abbandonato. Lì c'era un sentiero, abbiamo preso il sentiero e siamo andati in montagna. Mi deve ancora sgridare adesso. Qui c'era pieno di partigiani, ci sono rimasto io e basta. E con noi avevamo un prete, lo chiamavano il prete volante, perché lui passava il fronte e poi dopo lo buttavano giù gli americani. Lui andava a Roma e il primo contatto l'ha avuto col cardinal Montini, che era braccio destro di Pacelli, no? Montini allora. E Montini era favorevole, Pacelli no. Eravamo qui,
qui si nascondeva di conseguenza, era tutto, era una specie di foresta. Adesso hanno sistemato, adesso vedi che una volta non era così, non c'era la strada, c'era un sentiero. C'era uno che aveva un cesto di pane che lo portava su per i partigiani, e c'erano tre fascisti vestiti normali. Allora, dove vai te? Vado a portare quel cestino di pane ai partigiani su. Noi siamo partigiani dati da noi, ci hanno fatto fare la fossa, l'hanno seppellito vivo, va bene? Quei tre delinquenti lì, io li chiamo delinquenti, io non sono mai andato d'accordo con i fascisti, mai. Mi si era raffigurato il parroco che fa la morale ai partigiani, vedi? Fa la morale ai partigiani di comportarsi come era la nostra storia, da comportarsi bene. Là c'è il bambino che piange, lì c'è il partigiano che è stato sottomesso, vede che il prete lì, che l'ha messo in ginocchio per la democrazia. Con nome di Manzio ho fatto tutto il periodo del terribile inverno 44-45 della vita partigiana, fatta di rischi. Eravamo in quattro, sono tornato a casa appena io, di rischi ma anche di fatiche, di disagi, mancanza di igiene, di sporcizia. Ho tenuto una camicia di lana, l'unico indumento di lana, per tutti i 9 mesi della vita partigiana senza mai cambiarmi. Dormivo fuori nei boschi, nei casoni, perché allora la formazione partigiana non c'era ancora, e allora ci dovevamo arrangiare come si poteva fare. E si dormiva nei quando tirava questo vento, si cercava quei canaletti dove il vento portava le foglie e si dormiva dentro a queste foglie qua. Noi altri non avevamo neanche le radici, noi avevamo, c'era delle fragole e c'era di buono l'acqua, là la chiamavano la fontana di Bramapà. Questi sono i rimasti locali della vecchia casa, lì c'è sempre stata la cantina. Qui c'era questo corridoio, lì mio nonno teneva la mucca. Venivo a casa per togliermi i pidocchi. Mia madre mi preparava una vaschetta così di quei di legno e con acqua calda e facevo il bagno. Cercavo di togliermi i pidocchi il più possibile. Questa, ma non sempre era facile. Si faceva l'essenziale e poi si andava. Bannagunnella, tra su quella collina, noi portavamo, vedi quella villa con quei pini, a circa dietro sto palazzone, in un punto dove gli depositavamo la roba che gli portavamo. Loro scendevano a prenderla e poi la portavano su nella loro sede. Andando circa 500 metri da qui, adesso c'è un campo sportivo, prima non c'era. Subito dopo c'era un punto dove c'era una grossa cerca, quercia. C'era sempre uno che ci aspettava. Gli davamo sta roba, ma noi non sapevamo dove stavano loro. Infatti loro stavano sopra. Qui scendeva colui che
con noi o con altri avevano qualche appuntamento particolare, non facendosi vedere da quelli che abitavano qua. Questi erano una famiglia di fascisti impegnati, quindi, e la proprietà era loro, tranne questo. Ora vedo che hanno chiuso, perché allora questo era un passaggio normale. E ci si nascondeva nei buchi in cima del pizzo d'uccello, delle appuane, mi ricordo qui, perché sì. E poi so anche un po' la paura di essere scoperti, capisce? La paura di essere scoperti, perché sì, appunto, io non ero in divisa, quindi nessuno doveva sapere che, se no non potevo fare la staffetta, o almeno essere nel servizio di formazioni militari. Allora non potevo, quindi della volta andavo a casa, mi cambiavo, mi vestivo, mi cambiavo, tornavo su, e insomma è stato sempre un movimento continuo. I primi di febbraio siamo partiti, è vero, abbiamo preso il treno per andare a Borgotaro, da Borgotaro abbiamo preso la corriere per andare a Bedonia, e da Bedonia siamo andati, è vero, sul Penne. Là c'era ancora un metro, metro e mezzo di neve, lì un monte che è terribile. Infatti un amico che era scappato dalla Monte Rosa, l'anno dopo, si è perso nella bufera ed è morto congelato. Il giorno dopo, ecco, il giorno dopo hanno arrestato mia madre, sono venuto e ho preso mia madre. E volevo sapere da lei dove era mio padre, i suoi figli lo sappiamo già, sono i monti. Mia madre invece aveva tutto organizzato, mio marito non so dov'è, i miei figli sono a Milano a studiare, eccetera, così. Io facevo parte dell'Azione Cattolica perché avevamo avuto nel 41 il decesso del nostro parroco, era venuto un parroco che era il fratello del vicario, e avevamo un nuovo vescovo che era Benigno Migliorini, che ho detto, un ardito, che era uno di quelli che contrastava in maniera virulenta, sia i tedeschi che i fascisti, nel senso come lie di quelle che era difficile poterle fare in quell'epoca. E noi di Azione Cattolica, non tutti, ma la maggior parte, eravamo segnalati appunto alla questura, nell'elenco dei cattivi, perché, non perché facevamo un granché, perché solo il fatto che eravamo dell'Azione Cattolica, che andavamo a messa tranquillamente o facevamo qualche operazione di diciamo, la chiamerei di carità più che o di apostolato, nel senso di portare pagnotte del pane, però le portavamo a colui che faceva il partigiano o che stava alla macchia. Ma se quello non avesse fatto il partigiano, la pagnotta del pane non gliela portavamo lo stesso, però in quel caso la portavamo con maggiore soddisfazione, questo lo devo ammettere. Ordine della comando di far saltare questo ponte qui, perché per non far arrivare sulle macchine della Spezia la decima massa, la Monte Rosa e quelle bande lì. Allora abbiamo fatto saltare anche questo. Le mine le piazzavamo sui punti più importanti, sull'arco, su dove la volta fa la curva. Poi ci addestravamo da soli sui Monte Gotero a fare le mine, a mettere le mine, per vedere come fanno, ma piccole mine, facevamo piccoli petardi.
Abbiamo fatto diverse battaglie, perché è evidente, le battaglie ci sono state, non si può negare. La guerra parla così, dice morte in tua, vita in mea. Purtroppo finché c'è l'arma in mano è sempre un nemico, non ti deve avere problemi. Se non amassi lui, ti amassi a te. La guerra purtroppo è così. La pace sì, il pacifismo no, cioè la pace no, ma ad ogni costo. Sapere anche esercitare la legittima difesa nei limiti il più possibile della non violenza. Avevamo i parroci che ci passavano a ogni reparto a raccomandarsi: quando avete dei prigionieri cercate che sono come dei bambini, una volta resi sono dei bambini, non sono più persone armate, di trattarli bene. Questo ce lo dicevano i parroci, Don Costa, Don Canessa, Don Calindro, Don Perasso, tutti i nostri parroci sono stati di istruzione. La prima battaglia che abbiamo fatto è stata nella strada prima di Roccamurata, non con la gendarmeria, dico bene, quelli con la medaglia, che avevano una medaglia qui davanti. Il distaccamento si posizionò su quel costone lì e li attaccò di lì. Era facile perché loro erano presi male. Poi dopo li abbiamo presi davanti. Invece di passare il ponte, che più avanti c'è il ponte, perché di là noi abbiamo fatto saltare il ponte, sono dovuti andare giù in stazione a Ghiare di Berceto e venire su da questa strada. Di conseguenza hanno peggiorato la situazione per loro. Purtroppo c'erano anche dei civili che avevano preso Borgotaro e ci sono stati dei morti anche dei civili. La battaglia purtroppo, questo è stato, allora non c'era il telefonino, non c'era mica niente da fare, non si sapeva tutto questo. Questa è un'area importantissima, è un nodo ferroviario importantissimo, a pochi chilometri da Fornovo, che ancora oggi è sede di uno scambio ferroviario importantissimo, soprattutto perché vi erano anche dei depositi di carburante e soprattutto perché i partigiani si concentravano in questo luogo, si concentravano perché è denso di foreste e quindi erano facilmente nascondibili. E potevano rifugiarsi, potevano chiaramente attentare al passaggio dei convogli tedeschi che si dirigevano anche nella vicina Toscana, nella vicina Liguria. Queste pattuglie, questi convogli, i blindati tedeschi dovevano raggiungere la linea gotica. La linea gotica non è una linea immaginaria, è proprio un confine che stava a significare di qui non si passa o qui è l'ultimo passo, la guerra si risolve in questa posizione. Già ai confini con la Liguria i nostri partigiani parlavano già di linea gotica senza scendere a quello che fu una battaglia come Monte Cassino o altre battaglie più importanti. Vi è stato veramente una carneficina non solo di civili ma anche di molti partigiani. Era un giovane ragioniere del 24 di Ivrea,
che partiva dall'Azione Cattolica, amante della montagna, così molto vivace, insomma, nel senso buono della parola. E nella 76esima brigata, di cui dopo qualche mese farò parte io sono entrato in settembre, questo avviene in luglio, il 25 luglio del 44, questa brigata subisce un assalto di fascisti super armati con i mortai, tremendi, micidiali, i mortai tedeschi. E lui viene colpito da una scheggia di mortaio che gli trancia l'arteria o la vena, non lo so, femorale, ed è morto dissanguato. E in piena coscienza ha liberato dal suo zaino un sacchetto in cui custodiva una pagnotta, non so, e sopra questo sacchetto bianco, col proprio sangue e un fuscello a mo' di penna, no? Intinto dentro nel sangue, ha scritto testualmente queste parole: offro mia vita per A.C. Azione Cattolica, Italia. Viva Cristo Re. Una sera un po' ventosa, sai, in montagna c'è sempre le vallate, c'è sempre il vento e compagnia bella. E niente, siamo andati a casa, siamo andati a dormire in una stalla. A un certo momento viene un contadino, il giorno dopo, e dice: venite su, perché dalla parte opposta ci sono un sacco di ombrelloni. Lui chiamava l'ombrellone, i paracaduti, chiamava ombrellone. Qui fece appunto, venivano fatti anche i lanci, con gli aerei, i lanci di munizioni, eccetera. E più sotto lì, proprio in Casoni, ci fu la battaglia nel primo rastellamento, dove la gente appunto fu allontanata dalle case, le mucche messe in salvo, e la battaglia finale. E siamo andati là, che gli ombrelloni lì c'era dentro ogni ben di Dio. Cominciare a vestire le mutande di lana, le scarponi, le calze di lana, le maglie di lana, pullover, cappello di lana, i guanti. Poi c'era da mangiare cioccolato, caramelle, sigarette. C'era una fontana sopra la casa che gorgheggiava acqua fresca. Io al mattino, insomma, mio fratello si dormiva sempre insieme. Io sono andato subito, stavo lavando lì. C'erano tre alpini di là. Fortuna che il mitra, io l'avevo lasciata laggiù, sul pianerottolo della casa. Neanche due minuti hanno attaccato a sparare con la mitragliatrice lassù, sulla strada. Picchiavano le pallottole come quando viene la grandine. Dalla parte di qua, verso noi, c'erano tre fasce che c'era piantato il grano turco. Cosa si fa? Siamo infilati nel grano turco e si andava come i gatti, coricati. C'era un precipizio da saltare che non le dico, metteva paura. Io ci ho detto, saltate a sentire. Allora il primo a saltare sono io. Se vedete che mi faccio male, mi rompo una gamba, sparatemi, lasciatemi lì e cercate di salvarvi, perché io vivo non faccio prendere loro. Vabbè. Come sono saltato giù io, tutto dietro, mi sono saltati tutto dietro, e dove mi hanno messo il nome? Corvo. Corvo. Sì.
magnifico castello, è una cosa bellissima. Qui c'era la sede comunale, però durante la guerra c'erano anche i presidi militari dei soldati della Repubblica Sociale. I dirigenti militari di Spezia si resero conto che i militi qua non ci potevano stare perché la zona fu dichiarata indifendibile. A questo punto allora i militari se ne andarono e la zona passò tutto in mano ai partigiani, cioè l'amministrazione locale non c'era più. Allora il CLN del paese, del comune, organizzò lui come amministratore della zona. La popolazione era molto solidale tra di loro, qui c'era tanta gente, molti sfollati, tra gli sfollati c'erano professori, c'erano ingegneri, c'erano avvocati che magari facevano anche avanti e indietro con la città perché la Corriera funzionava all'inizio, e quindi ci diedero da fare in maniera tale da organizzare proprio una vita autonoma. Aprirono delle scuole, fecero l'opera sanitaria con un piccolo ospedaletto, perché c'erano anche dei medici che si erano rifugiati qua. Sapendo che io parlavo le lingue e anche abbastanza bene il tedesco, non molto comunque da farmi passare per tedesco, mi desse dei fogli in tedesco che mi spiegò cosa contenevano, perché io andassi all'hotel Excelsior dove c'era un comando della Gestapo e io cercassi di far uscire dalle grinfie dei nazisti un generale italiano. Io mi presentai, confesso senza paura, che mi sembrava quasi uno scherzo, andai all'Excelsior, presentai a uno di questi signori che stavano lì tutti impettiti in uniforme che dicevano Heilsliter, naturalmente io non gli rispondevo, gli feci vedere il foglio, questi lo lessero. Ci furono dei dubbi, lo sottopose a uno che gli stava vicino, poi gli disse Genug, e fecero chiamare questo vecchietto che venne lì e che era un generale importante del movimento, e me lo dettero in custodia, dato che io avevo questo foglio di un comando tedesco che diceva di affidarla a me per essere affidata a loro. Sono uscito con questo vecchietto che non parlava quasi, e quando arrivati all'angolo di via Veneto con via Boncompagni, che arrivava il 106, mi ricordo, dietro al 106 noi vedemmo che c'era Adriano Sicini che ci aspettava. E il generale mi guardò e disse: ma c'è il coraggio, ragazzo. Io non pensavo di aver avuto coraggio, consegnai a Sicini questo vecchietto, presi il 106 e mi tornai a casa, perché io abitavo vicino a Corso Trieste e il 106 era la linea di filobus che lo serviva. Noi eravamo, come sede eravamo al Gotha allora, abbiamo contattato i tedeschi il 25 gennaio, il 20 gennaio e il 25 gennaio il rastrellamento, grande rastrellamento, siamo stati l'unica divisione partigiana cristiana che ha tenuto testa ai tedeschi, sia qui a Centocroce che a Passo della Cappelletta che a Passo del Lupo. Non abbiamo mai fatto fucilazione, e questo è, penso che sia cristiano quello che abbiamo fatto. Noi poi a Mariana avevamo due tedeschi prigionieri, li trattavamo come noi, li abbiamo tenuti una settimana o più, non abbiamo fatto nessuna differenza nel trattamento con noi,
solo che li tenevamo chiusi dentro a un cascinale. Io so, la mia coscienza è pulitissima e non ho paura di nessuno, né di lei, né di lui, né di lui, non ho paura di nessuno. Io sono uno che non ho mai avuto paura nella mia vita, mai, mai, mai. Sono sempre anche orgoglioso di quello che ho fatto e sono ancora convinto di essere orgoglioso di quello che ho fatto, perché non ho fatto niente di male, ho cercato di comportarmi in modo migliore e di non aver mai fatto dei soprusi a nessuno. Quindi sono molto tranquillo. Sono arrivati col treno a Borgottaro, venivano dalla Versilia, da Pontremoli. Sono arrivato a Borgottaro, poi hanno fatto le varie coordinate e ci hanno attaccato. Abbiamo tenuto testa ai tedeschi il rastrellamento di gennaio, il 20 gennaio e il 25, finché non hanno sbarcato anzi gli inglesi. Un giorno per non attraversare il fiume, non bagnarmi, che era inverno, c'era tanta neve, ho dato un'occhiata, non si vedeva nessuno. E allora dico rischio, passo. Quando arrivo a metà ponte, mi sbucca il maresciallo, cioè ho visto il maresciallo dei tedeschi che andava da una signora che era qui vicino. Non sapevo cosa fare, cioè se tornare indietro o andare avanti. Avevo il mitra sotto il soprabito, con pallottola in canna e il dito sul grilletto. Ho detto se spara lui voglio vedere, probabilmente riesco a sparare prima io. Lui l'ha capita, è venuto avanti, ci siamo guardati in faccia, lui è andato per la sua strada e io lo stesso. Quando sono arrivato là in alto mi sono gettato nel fossato che c'è lì vicino e sono andato su in alto, non a casa, perché avevo paura andare a casa. Ho aspettato circa un'ora, poi sono venuto a casa. Io ho fatto il mio dovere, signora, il mio dovere, sia per me, sia per la mia famiglia e sia per tutta la popolazione. Il partigiano, quello che ha sofferto, nessuno lo può sapere, nessuno può sapere cosa ha sofferto un partigiano. A noi oppresso un gioco numeroso e crudele che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libere vite, dalla forza della ribellione. Ieri ancora trepidante per la vita dei tuoi figli e delle sue figlie, per la sorte di incomparabili tesori di religione e di cultura, con dinanzi agli occhi lo spettro terrificante della guerra e di inimmaginabili distruzioni, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza. L'argomento della liberazione lo hanno lasciato egemonizzare alle sinistre, non per colpa delle sinistre, che le sinistre fanno le sinistre, il cattolico fa il cattolico e lo deve fare sempre e non deve essere reticente oppure vergognoso. E ricordo un signore molto importante che mi dice: ma scusa, perché non dici che sei partigiano? Io ho detto: perché la mia attività partigiana mi vergognerei di adoperarla come un ombrello per ripararmi dagli attacchi. E i cattolici erano tutti un po' così, non facevano esibizione di quello che avevano fatto, difendevano le persone ma non esaltavano se stessi. La discrezione è anche
un segno del rispetto per la religione, per quello che si fa. Appunto, non l'abbiamo adoperata come un ombrello per difenderci dagli attacchi, però siamo venuti alla luce, abbiamo una bandiera con tutte le medaglie appese che viene portata in certe occasioni. Il mondo cattolico, questa è una critica che ho fatto io, finita la guerra ci siamo rintanati ognuno nel nostro guscio, non ci siamo preoccupati di mettere nero su bianco ciò che aveva vissuto la popolazione cattolica. Anche mia madre, che non era una partigiana, però mia madre dava un boccone di minestra al prigioniero slavo che si incontrava a passare, o anche al tedesco che era disertore e se andava, e per me anche quella era resistenza stata. La Pacelli andiamo il giorno dopo, noi altri siamo arrivati che non ci avrebbe visto, non ci avrebbe, e allora ci si è messi a cantare la Montanara, e allora Pacelli dice, ah, ci sono i partigiani davanti, c'era con noi l'onorevole Genova, un nome in PC, così, piccolo, piccolo, era Pupicin che Fanfani. E l'abbiamo preso per il sedere, l'abbiamo alzato e ha fatto un piccolo discorso, dice, Santità, noi altri siamo i partigiani che ha combattuto per l'idea cristiana e questo e quest'altro. Pacelli risponde dopo a parecchie discussioni e compagnia bella, se ha detto, se avete combattuto per l'idea cristiana, scenda su di voi la mia benedizione, se! E allora io ce l'ho ancora qui, perché un cristiano battezza anche quelli che non sono cristiani, o no? Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. The United Nations onslaught is smashing ahead on many fronts. Here in Rome, American General Clark, commanding the Allied victors, watched his men march into the city. In their triumphal entry into the Eternal City, United Nations troops moved past great monuments of antiquity. The long history of the ancient city has seen few more joyous events. The liberators were acclaimed with ecstatic fervor. Rome is the first great capital to be freed from the enemy. The flags of the United Nations were unfurled at once, heralding the end of 4 years' Nazi tyranny for the people of Rome. Here is the balcony of Piazza Venezia, where Mussolini once harangued his people. Io abitavo un po' vicino a Corso Trieste e tutta la notte sentivamo uno sferragliare di carri e io dicevo, possibile che la circolare, dicevo, in casa siano così notturni che facciano tutto questo rumore? Invece erano i tedeschi che andavano via, perché alla porta San Giovanni stavano arrivando gli americani. Dopodiché abbiamo subito sentito tramite la voce di Londra, eccetera, che erano stati
sconfitti, no? E siamo tutti finiti in strada. Io mi ricordo che la prima cosa che ho fatto era andare in casa via Nazionale 6-9, andare in casa di Silvio D'Amico, dove in fondo era la nostra posto per riunirci, e da cui era partito tutto. Molti partigiani non hanno infierito anche sul nemico, e questa qua non hanno agito all'interno delle organizzazioni con un desiderio di vendetta. Parma fu liberata, fu capitanata da un comandante partigiano cristiano, il quale si presentò al vescovo di Parma per consegnargli la città liberata. I partigiani cristiani e sorvegliarono la città per 10 giorni proprio per impedire che vi fossero delle azioni violente, come si sono verificate in altre città. Gli ex seguaci del fascismo, soprattutto le donne, venivano catturate, rapate a zero, sottoposte a violenza. Queste cose a Parma non si sono verificate. Pensi che dopo la guerra, quando ero più giovane, mi compravo una Lucky Strike, sigaretta americana, me la andavo a fumare nel posto preciso dove ho fumato la prima volta, perché dopo questa discesa tra le mine, in questi canaloni pericolosissimi, però c'erano le guide che si accompagnavano, si arrivava negli avamposti americani, era Azzano, sopra Querceta, sopra la Versilia, e lì ci davano le scatolette dove c'era di luna, c'era lo stufato, dell'altro la galetta, le sigarette, e mi ricordo che fumai la Lucky Strike. Allora tutti gli anni me la compravo e fumavo lì. I partigiani erano le persone che volevano ritornare a vivere, volevano far crescere i loro figli in un territorio libero, non volevano più indossare la divisa del sabato fascista, non volevano che i loro figli facessero i balilla, volevano che i loro figli studiassero nelle scuole italiane, non volevano più un regno d'Italia, volevano la Repubblica. Già questo concetto di Repubblica era presente nelle file partigiane. Pensi che noi, che abbiamo l'età che abbiamo vissuto in periodo fascista, quando non si poteva parlare, quando si era spiati, quando l'ovra esercitava delle pressioni nelle famiglie con le spie. L'ansia c'è stata sempre, anzi io dicevo che c'era una cappa di piombo che pesava su di noi. Poi questa cappa finalmente il 25 aprile se lo siamo tolto di mezzo. L'uomo è spirito, dove è spirito c'è libertà, dice Giovanni. La verità vi farà liberi. È un insegnamento, ma uno si trova quello di quanto costi essere liberi, perché allora non eravamo liberi. Noi per fare queste cose qua le facevamo, io ho detto, da incoscienti. Tu andavi nei partigiani, sapevi già di rischiare la tua vita per il bene degli altri. Questo è il concetto, è il principio della cosa. E per il bene dell'Italia. Dovrebbero parlare più che di partigianato, volontari della libertà. C'è ancora il distintivo di quando erano i partigiani, volontari della libertà. Non c'era scritto altro, volontari della libertà.
c'era